Un saluto da Dottor Palmas dalla Moldavia. Oggi parliamo di come fare i denti fissi su impianti non belli, neanche fighi, ma strafighi. Cioè, quali sono i parametri che bisogna utilizzare per fare i denti belli? Ok, la natura ci dice tutto. E come vedremo alla fine di questa lezione, oggi esiste uno stratagemma per fare i denti belli, anzi di più, quasi che non si riconoscano con i denti naturali, di modo che un paziente abbia una bocca che gli dia non solo comfort, ma anche che la renda una bocca del tutto indistinguibile agli occhi di chi guarda, che guarda comunque una protesi, sta guardando dei denti, quindi delle protesi, ma non si accorge che sono delle protesi. E per fare questo dobbiamo partire dalla teoria. La teoria che è stata codificata tanti anni fa da Pascal Magne, che era un dentista. Se qualcuno poi deve andare durante la lezione, potete tranquillamente lasciare l'aula e andare in clinica, non c'è problema. Pascal Magne era un dentista, a dire il vero erano due fratelli, un dentista e un odontotecnico, che si erano messi a studiare tutti i denti naturali, ne avevano raccolti di tanti e li avevano iniziati a misurare. Avevano iniziato a misurare in altezza, in larghezza, la composizione tra questi denti, perché volevano trovare quelli che erano i parametri e lunghezze standard della dentatura. E quello che avevano notato è che i denti non erano ovviamente tutti delle stesse dimensioni. Ok, c'erano denti più o meno larghi, con forme differenti, c'erano ovali, c'erano rettangolari, c'erano triangolari i denti, ci possiamo avere per esempio dei denti che sono ovali, dei denti che sono rettangolari, dei denti che sono quadrati, denti che sono triangolari. Diciamo che questi erano più o meno le quattro forme che lui aveva trovato, e in più aveva notato che i denti, usandosi, si andavano a consumare nel tempo. Ok. Quindi, consumandosi, i denti cambiavano anche quello che era l'aspetto. Non solo i denti avevano delle forme, e quando si nasce i denti hanno delle forme completamente diverse da quando si muore a 80 anni. Ok, in genere a 80 anni i denti dell'anziano hanno un colore diverso, sono più consumati, sono più corti, più bassi. Invece il bimbo, il ragazzo, inizia che ha i denti che hanno proprio dei mammelloni così. Ok, questi sono i mammelloni, nascono che hanno i denti con queste formine qua, e quelli si vanno pian piano a iniziare a consumare. I bimbi, quando iniziano la dentizione, iniziano a digrignare, la mamma si spaventa anche, dice di notte, fa cric 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 con i denti, è la bocca che si sta assestando, ok, è la dentatura che sta iniziando a prendere i contatti, per poi in età adulta iniziare a avere stabilità neuromuscolare e andarsi a triturare il cibo in maniera corretta. Cosa vide Pascal Magne? Vide che c'erano dei rapporti che ricorrevano, significa che i denti avevano delle larghezze e delle altezze che, rapportate tra loro, avevano un rapporto che ricorreva. E nei denti belli aveva visto che era sempre quello il rapporto, più o meno c'era un rapporto tra gli incisivi, tra le altezze dei vari denti e le larghezze dei vari denti che ricorreva. Questo tipo di rapporto è stato poi trasferito sulla bibliografia, quindi sui libri che i dentisti studiano, perché serviva poi per andare a capire come dovevano essere ricostruiti i denti dai tecnici. Perché sennò c'è il rischio che avevi o il sorriso corto, così stretto, largo, oppure i dentoni lunghi da cavallo. Perché sono strani da vedere? Perché l'occhio nostro, l'occhio umano, è abituato a dei parametri. Quando si esce fuori da quei parametri, dici quello è strano, ok, quello è deforme. Quello, in genere, quando si esce dai parametri per più del 4%, significa che quando noi andiamo oltre il 4% dei parametri, non è più naturale, ma è strano. Oltre il 10% è proprio storpio, cioè hai una cosa storpia addosso. E questo vale non solo per i denti, vale anche per il viso. Il viso, tutti abbiamo metà viso di una forma, metà lungo. Io ora non so dov'è la mia parte lunga del viso, penso che sia questa, non mi ricordo. Ma tutti, se ci guardiamo, abbiamo la mandibola un po' più lunga. La norma è quella, la simmetria è normale. Una spalla più corta, una gamba più corta, anche le mani non sono perfettamente simmetriche, le orecchie, la natura è la simmetria, ok? Se no siamo nel mondo di
Minecraft. Non so se lo conoscete. Sì, chi c'ha figli lo conosce. Ok, nel mondo di Minecraft, per esempio, che è un videogioco, per non ve lo sto qua a dire, è un videogioco dove gli alberi sono tutti uguali. Allora, se siamo nel mondo dei videogiochi, tutto è speculare, la specularità non esiste, ricordatevi di questo, ok, questo dopo ci tornerà, io vi sto dando ora dei parametri, perché dopo questa lezione, o chi vedrà poi questa lezione registrata, capirà perché i denti sono belli. Ci sono dei parametri dentro a questo sorriso che ora voi non vedete, però se io ve li vado a spiegare, alla fine della lezione vi rimostrerò questa foto, riconoscerete in queste foto quei parametri che rendono questo sorriso bello. Come il mio. Internet? Non c'è. Ok. Anche qua si vede un parametro che vedremo dopo, che rende questo sorriso bello, naturale. Io non ho ancora fatto il buco fotografico. No. Anche qua questi denti ci hanno dentro questi parametri, ok? Li vedete belli, vedete che sono naturali, ma non capite perché. E se io vi faccio vedere dei denti brutti, direte sì, sono più brutti, quelli sono più belli. La domanda è perché? Come fa il vostro cervello a vederli belli quelli? Dentro il cervello vostro c'ha già dei parametri che inconsciamente riconosce. Sembrano i miei questi. Sì, sono una linea premium, quella, anche la superior, sono diciamo quelli i denti perfetti, diciamo così. E per fare questo oggi disegneremo dei denti, perché non c'è modo migliore di capire quali sono i parametri se non disegnando i denti. Sì. Davanti io ora vi metterò questa tavola che vi mostra quelli che sono i parametri estetici. Davanti avete tutti un foglio, ok? Avete tutti un foglio dove vi chiedo di disegnare i denti fino a questa linea tratteggiata. Qua sarebbe la gengiva, ok? Quindi non disegnate la radice, ma disegnate la composizione. 5 minuti, ok? Sì, sì, questa composizione. Provate a replicare sul foglio questa composizione che va da questo canino a quell'altro canino. Poi dopo vi spiego cosa sono tutte quelle linee. Cercate proprio di farli bene, non è una cosa fatta così. Impegnatevi. Provate a... Se non hai un appoggio, vieni pure qua. Puoi tranquillamente appoggiarti qua. No, è scarso disegnare. Posso avere un'appoggio, okay. Ma non cambia poco. Guarda. Prova questo. Se no, guarda, anche questo. Tanto io sto andando via. Allora iniziate magari disegnando questa linea che vi aiuta, questa croce, disegnate una croce e poi disegnate i denti basandovi su questa croce bianca. Ci abbiamo gli incisivi che sono un po' più grandi, gli incisivi laterali sono un po' più piccoli, i canini sono un po' più lunghi, proprio hanno, si chiamano canini, hanno la forma dei canini. Anche io ora li disegno qua. Li disegno parlando a voce alta. Ok, mi faccio la mia linea. Io disegnerei partendo prima di tutto dalla distribuzione dei volumi. Quindi più o meno qua ci metterò gli incisivi centrali, qua ci metterò gli incisivi laterali, che sono un po' più corti, verso il basso, e poi i canini sono un po' più stretti e più lunghi. I canini, quindi... Questa si chiama la composizione dentale, ovvero non la forma del dente, ma dove li vado a mettere nel quadro. Compongo il quadro. Poi mi tolgo anche questa linea che ho disegnato, più o meno qui dentro ci devo far stare i denti. Per aiutarmi mi disegno i punti dove i denti devono toccare. So che il canino dovrà toccare, lo zenith del canino dovrà toccare qua, lo zenith dell'incisivo laterale qua, l'incisivo centrale qua, il laterale e il canino qua dovranno toccare. Poi devo tracciare quella linea nera dal centro che va a salire fino a qua, quindi più o meno mi dovrà toccare lateralmente, tra di loro i denti dovranno toccare qui e qui, dovranno toccare qui e qui, quindi è come se ci fosse una linea che sale qua e qua.
Poi lateralmente dovrà toccare più o meno qua, qui toccherà qua, qua e qua dovrà toccare più o meno qua. Poi sotto la punta del canino toccherà qua, qua toccherà qui e qui toccherà più o meno qua l'incisivo. L'incisivo c'ha un margine incisale, quindi non può essere un punto, è un incisivo. Significa che incide, c'ha un'area di taglio. Poi so che i denti hanno degli assi convergenti verso il centro. Se questo è il centro, i denti hanno degli assi convergenti, quindi più o meno sarà uno con un asse così, uno un po' più convergente e questo ancora più convergente. Stessa cosa, questa avrà quest'asse un po' più convergente e questa ancora più convergente. Ok, sono pronto a disegnare i denti. Sono fatto le guide e ora disegno i denti. Allora, qui c'ha un cerchietto piccolo, l'incisivo centrale, e qui c'ha un cerchio grande. Qua c'ha il cerchio grande, laterale, qui pure, questo c'ha un cerchio molto grande, cerchio più grande, questo c'ha un cerchio grande, molto grande. Qua c'ha un canino che c'ha una forma di lancia. Qua c'è il canino che ha la forma di lancia. Poi vado a unirlo qua e qua. Qua lo vado a unire qui su e qui. Qui e qui. Unisco questi punti e unisco questi punti e unisco questi punti. Qua ho disegnato i miei denti. Vediamo se tornano i conti. Provo a levare tutte le guide che mi sono disegnato. Opla, questa, cancelliamo questa guida, cancelliamo questa e piano piano vengono fuori le forme dei denti che hanno una forma che rispetta quelle che sono le forme che devono avere i denti, ma soprattutto rispetta la distribuzione nello spazio di questi sei denti. Poi teniamo conto anche che non ci sono solo i denti anteriori, ma ci sono anche i denti posteriori. I denti posteriori sono ancora più belli da disegnare perché hanno delle forme più complesse, possiamo dire così. In più devono anche lavorare tra di loro i denti, non devono solo essere belli da vedere, ma devono anche poter lavorare. Wow, belli. Fatto dei bei denti, li vado giusto a definire qua, così si vedono meglio. Questo è l'incisivo laterale, questo è l'incisivo centrale, questo è l'altro incisivo centrale. Questo è l'altro incisivo laterale che l'ho fatto volutamente un po' più grande dell'altro incisivo laterale e poi i canini. Più o meno siamo là, eh? L'ho schematizzato molto perché l'ho fatto col pennarello su una lavagna, però diciamo che tutti i parametri più o meno ho cercato di rispettarli. In questo caso ho usato una forma di denti rettangolare, ovale, questa va bene su un viso ovale, long face, un viso lungo, va bene questa forma di dente. Se no avrei potuto mettere degli incisivi più mascolini. Se li avessi voluti fare un po' più mascolini, avrei cambiato qua queste linee laterali, li avrei fatti rettangolari, li avrei fatti. Ok, questi sono i classici palettoni più mascolini. Ok, dottor Andrea per esempio c'ha dei denti mascolini, c'ha i denti rettangolari, però il suo viso è più quadrato, c'ha delle mascelle quadrate, ci sta. Invece la donna col viso rotondo, con il viso piccolino, small, potremmo fare più dei denti simili a questi, più rotondi. Ok. Allora gli farei qua degli incisivi un pochino più rotondi, gli farei proprio rotondeggianti. Sì, sì. Così e anche qui sotto gli farei più rotondeggianti. Ok, che sembrano quasi delle unghie rifatte, no? Sì. Più rotondi e i canini, in quel caso se la volessi rendere più gattina buona,
glieli farei più rotondi, non appuntiti, meno aggressivi. Sull'uomo ci stanno bene i canini a punta, aggressivi. Io ce li ho a punta. Una donna ce li ha più rotondi. Ok, c'è una cosa che bisogna aggiungere adesso, che è la gengiva. Ok, non c'è solamente il bianco sul sorriso quando si sorride, ma c'è soprattutto anche la gengiva. La gengiva è quella che quando noi mettiamo ci dà poi questa forma di sopra. Se a me manca la gengiva, io avrei tutto bianco qua sopra. Non avrei questa forma, questa si chiama la festonatura gengivale, e non avrei neanche gli zenith degli incisivi, ovvero gli zenith sono quel punto più alto della parabola della gengiva, che non sta mai centrale, ma è un po' più laterale, di modo che se unisco il centro dello zenith col centro del margine incisale, crea un asse che segue poi l'asse della radice, che più vado verso l'esterno e più si inclina. Vedete lì nella foto come vado più laterale e più questa linea è inclinata. Questo qui dovrebbe essere zenith del contorno gengivale, questo è lo zenith. E poi ci abbiamo anche l'asse, axis numero 3, l'asse del dente, che va a convergere più verso il centro man mano che si va esternamente, diventa più inclinato. Immaginate se io vado a invertire gli assi, cioè faccio degli assi che vanno all'opposto, che li faccio così. Cioè avrei tutti i denti sventagliati verso l'esterno, così. Come lo vedreste sto sorriso? Un ventaglio. Un ventaglio, lo stregato di Alice nel paese, che sorrideva e c'aveva... Dillo, guarda, dice, questo mi ricorda qualcuno dei fumetti, dei cartoni, però non ti ricordi chi, però ti dà quell'impressione, no? Perché accentuavano questi difetti, no? Dei sorrisi. Se vado a fare una persona un po' cervellotica, un po' una persona un po' nerd, gli faccio i dentoni lunghi, gli faccio. Oppure se lo voglio fare un po' più scemotto, stupidino, glieli faccio corti. Ehi, ciao! Come va? Ok. Però è quello che pensa il cervello, non capisce perché, ma quando lo vede percepisce che c'è. Poi un'altra cosa, ricordatevi che dietro qua ci saranno i premolari, ok, denti premolari, più un filino di molare. Questi amichetti qua possono vedersi più o meno. Questo si chiama il corridoio buccale, perché ci saranno poi qua sopra le labbra, il labbro inferiore, questa qua si chiama la linea del labbro inferiore, che vedete qui, questa linea qua, i denti devono sfiorare questa linea, e se, questa linea è una linea curva, così, e devono, la composizione di questi denti, se io vado a tirare una linea su questi denti, devono seguire la linea del labbro. Se io ho la linea del labbro all'inverso, così, il cervello percepirà un sorriso anziano, consumato. Infatti gli anziani hanno la linea del sorriso così, i denti dietro che scendono, i denti davanti consumati in alto, perché hanno perduto i molari nel tempo. Avendo perduto i molari, quelli di sopra vengono giù in genere, e quelli davanti iniziano a sovraccaricare con i denti anteriori rimasti, come i conigli se li consuma, e viene questo sorriso così. Invece più è curva e più è giovane la dentatura. Può essere anche dritto all'americana. Gli americani gli piace la linea del sorriso dritta. A me non piace quella. Dipende molto dalla forma anche del labbro e soprattutto da dove sta la mandibola. Perché se noi non rimettiamo i denti dietro è difficile ristabilire questa forma. E specialmente questo problema ce l'abbiamo sui pazienti che mantengono i denti anteriori sotto. Perché quelli di sotto non solo li mantiamo in bocca, ma nel tempo vengono in fuori. E quindi mi ritrovo che per pareggiare i conti li devo fare dietro i denti alti 2 km per rifar ruotare la mandibola e mettere degli appoggi dietro. Infatti dirà al paziente, ma i denti così lunghi c'ho qui dietro? Sì, perché hai perduto l'osso, la gengiva, e qui non possiamo ricostruire dietro l'osso e la gengiva, ma se vogliamo ottenere l'estetica davanti dobbiamo ristabilire bene anche dietro la bocca. Per quello delle volte non possiamo raggiungere la perfezione a livello estetico, perché il paziente magari si rifiuta di fare tutta la bocca.
dietro. E davanti la dentatura c'è il rischio, poi come chiude, dietro non tocca e sbatte i denti davanti, che noi li abbiamo fatti però seguendo i parametri corretti. Invece la bocca va vista nell'insieme quando si ricostruisce. Altre, quindi vi ho spiegato gli zenith, l'altra cosa è la texture di superficie, vediamo dove sta qua, se c'è. Surface, texture di superficie, il punto 10. Allora, i denti hanno dei punti dove la luce riflette. Nel giovane abbiamo dei mammelloni qua, qua e qua. Più o meno i denti sono fatti, nascono da tre componenti, diciamo, dove si genera poi il dente, si chiamano mammelloni. E nel dente molto giovane, come anche il margine, vi ho detto, è molto festonato, che ancora non si è consumato, la superficie, la texture della superficie è molto ruvida, è quasi buccia d'arancia nel giovane. Poi ci possono essere anche dei difetti dello smalto, persone che proprio non gli è mai cresciuto lo smalto. Ho avuto, quando ero proprio appena uscito, diciamo, dall'università, ho visto molti di questi casi, proprio di difetti dello smalto. E lì bisogna andare a fare un ripristino non della forma, ma della superficie, in questi casi. O si può usare faccette, oppure zirconio, IMAX, litio di silicato, oppure composito, materiale da otturazioni. Un'altra cosa da tenere in considerazione poi è il colore dei denti. Ah, l'anziano, non vi ho detto, è liscio. E consumandosi lo smalto, traspare il giallo che sta dentro al dente. Infatti i denti dell'anziano sono giallastri. Ci sono dei difetti di crescita dello smalto, è come avere magari la pelle sottile, lo smalto sottile, dove i denti sono più giallognoli. In quel caso si sbiancano i denti, non devi mettergli le faccette perché non hanno un problema di forma del dente, ma solo di colore. Allora in quel caso è candidato allo sbiancamento. Poi ci sono i denti invece dell'anziano, vi dicevo che sono gialli, 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 anche lì se sbianchi delle volte non riesci a candeggiare più di un certo tanto, no? C'hai dei limiti, c'hai, oltre il quale puoi sbiancare. Vi ho segnato i corridoi buccali, si è spento qualcosa qua, forse la tastiera. I corridoi buccali vanno poi a mettersi qua dei denti che in composizione vanno così a finire, come se fosse un corridoio, no? In prospettiva, si vanno a perdere, non posso avere dietro i dentoni lunghi così. Sarebbero strani, devono andare piano piano a scomparire lì dietro. Poi il tipo di viso mi può dare dei corridoi buccali più o meno rappresentati. Cioè se io ho un viso largo, vedrò i corridoi buccali. Se io ho un viso lungo, ne vedrò appena appena di corridoi buccali. Se io metto su un viso largo, corridoi buccali stretti, prima si vedeva da me. C'ho un pesce, la cernia. Che vedi il sorriso di lato, poi quando lo vedi davanti c'ha il sorriso stretto così e tutto nero qua dietro. Ok, va bilanciato questo, va bilanciato nel senso tenendo conto di dove va la mascella. In genere, ora vi do un altro indizio, lì non c'è disegnato, i canini devono cadere là dove cade, qui c'è il naso qui sopra, dove cade l'ala del naso. Dove cala l'ala del naso devono cadere i canini. Ok, se glieli faccio qua, significa che gli ho fatto i dentoni, però è possibile anche che uno non c'ha il naso, oppure ce l'ha rifatto il naso, sempre meglio tenere in considerazione dei parametri estetici. Ok, chi ha fatto i denti più belli ora? Vediamo. Dategli l'autografo sotto, così li riconosciamo. Mettetegli l'autografo e ora arriviamo verso la parte più interessante. I denti sono praticamente un'estensione della nostra personalità e determinano la nostra personalità percepita, che è quella percepita, poi non è che corrisponde realmente alla nostra personalità, però se noi riusciamo a fare dei denti che sono in sintonia con la personalità del paziente è meglio, perché fare dei denti aggressivi a una persona che invece è morbida non c'è coerenza. Ma veramente così, veramente, fare i denti maschili a una donna non c'è coerenza, vedi i denti strani nella donna e ci sono delle cose di cui chiaramente non parlo oggi, perché quella è proprio tutta un'altra trattazione, che danno
al sorriso una certa personalità. Parliamo lì di composizione, forme dei denti, ok, e anche di dove li andiamo a mettere nella bocca, nel sorriso. Ok, prendiamo, Igor, prendi tutti i fogli dei disegni, così li vediamo. Ci sono poi i punti di contatto dei denti, che sono i punti e le aree dove i denti si toccano, che vanno man mano verso l'alto, vanno a salire questi punti dove i denti si toccano. Gli incisivi laterali sono più corti di un millimetro rispetto agli incisivi centrali. Significa che se io tiro una linea qua a livello degli incisivi, anzi se io connetto gli incisivi coi canini, questi sono più corti di un millimetro. Vi ho detto prima che la natura poi è simmetria. Anche qua è più corto, e se tiro una linea tra i due zenith, anche qua è più corto. Vedete che l'incisivo laterale, questo l'ho fatto più grande di questo. Ok? Si è visto che le asimmetrie nelle dimensioni dei denti, soprattutto dei laterali, non dei centrali, gli centrali devono essere simmetrici, non posso farne uno più piccolo, i laterali invece è la norma che siano uno più piccolo dell'altro o più uscito dalla gengiva dell'altro, un po' più rotato rispetto all'altro. Questi piccoli movimenti, queste piccole asimmetrie, anche i canini devono essere leggermente derotati rispetto una rispetto all'altro, leggermente differente la rotazione. Queste asimmetrie mi danno il senso di naturalezza. Se li faccio tipo Minecraft, tutti uguali, dà il senso della dentiera. Quello sorride, ma quello c'ha la dentiera in bocca. Perché? Perché sono perfetti, sono dritti. Se invece li faccio un po' storti l'uno rispetto all'altro, dentro al parametro del 4%, non deve essere rotato così il dente completo, ma appena appena, un po' più piccolo, gli incisivi laterali soprattutto, mi dà il senso della naturalezza. Allora, queste sono delle... Avete avuto tutti lo stesso compito, siete tutti dentisti che lavorate qua con noi. E questo è il più bello. Questo... Che mi hanno tagliato a buca l'osso. Questo li ha fatti al contrario, questi sono gli incisivi di sotto, sono perfetti, sono fatti così proprio. Qua gli dobbiamo cambiare l'arcata. Guardate, per esempio, questi sono dei denti lunghi. Come può averli fatti questo lunghi? E vediamone un altro. Ecco, questo invece li ha fatti corti. Sono consumati dei grigni. Questi sono consumati e sono anche rimasti... Questi sono denti triangolari. Triangolari da squalo. O potrebbero essere dei denti rettangolari che sono tutti consumati e diventano triangolari dopo. Infatti il dente triangolare non va mai fatto perché è sempre associato al sorriso anziano consumato. Questo è il classico sorriso anziano consumato. Qui consumato di più rispetto a qua. C'ha le gengive asimmetriche, questo è un sorriso naturale, ma anziano. Questo è, guarda, moltissimi pazienti hanno questo sorriso quando iniziamo. Questo è un dente perfettamente consumato su questo lato. Allora, qua vedete che ognuno di voi ha un concetto di estetica differente. E questo è il problema con cui ci dobbiamo scontrare noi ogni giorno, con cui ci dovevamo scontrare noi ogni giorno. Perché quando tu ti metti a fare dei denti, hai intanto una potenza di calcolo differente. Ognuno di noi ha un numero differente di connessioni neurali. Le donne hanno 3 miliardi di neuroni in più rispetto all'uomo, quindi hanno una potenza di calcolo maggiore, riescono a percepire abbiamo 7.000 combinazioni muscolari facciali. Dice una bugia una donna, se ne accorge perché vede la combinazione muscolare e dice: ha detto una fesseria. Non ci ho mai fatto caso, però io lo sento. Perché l'occhio percepisce dei movimenti. Segrete: non dire mai le bugie alle donne, piuttosto stai zitto.
Però per dirvi che anche a livello artistico, quando si tratta di andare a replicare la natura, è molto differente il risultato che si ottiene. Quando noi sceglievamo i tecnici, gli mettevamo delle foto di sorrisi davanti, dicevamo ok, disegna, replicalo, cioè proprio farlo identico. Quelli più simili sono quelli che hanno una potenza di inferenza maggiore, cioè che riesce a capire anche come dovrebbe essere replicato, allora si è in grado di avere una sensibilità maggiore. Cioè un occhio sensibile non è che l'occhio è sensibile, ma sono le connessioni neurali che sono differenti. Per me un vaso può essere, per esempio, perfetto, gli faccio addirittura la texture quando lo vado a disegnare il vaso, oppure lo vado a disegnare come un bimbo, così il vaso. Però per me quello è un vaso ed è un'opera d'arte per me quello. L'esercizio principale da fare cos'è? Copiare, replicare la natura. Dobbiamo emulare la natura con i denti. E quando andiamo a fare i denti, noi non ci dobbiamo inventare nulla. Dobbiamo intanto iniziare con degli esercizi di disegno, metterci in testa quelli che sono i macro parametri, quelli che vi ho fatto vedere io. Poi non è che dovremo disegnare tutti i singoli denti, però già sapere come sono fatti i denti è una grossa base di partenza. Poi non li faremo noi i singoli denti. Allora andiamo a vedere di nuovo, vediamo qua se qua troviamo delle fotografie sul laboratorio. Ok, vediamo per esempio questa è un'arcata superior. Vedete che l'incisivo centrale, denti rettangolari, è più largo dell'incisivo laterale. L'incisivo laterale e questo è differente da questo. Vedete che è più rastremato verso la gengiva qua. Qua è più rastremato, qua è più largo, più rotondo. Canino, questo è più rotato, questo è più derrotato. Però questa ha poi una texture di superficie, questa dentatura che fa riflettere la luce. Queste sono le linee d'angolo. Poi c'ha delle zone scure dove traspare lo scuro della bocca, dove c'è più smalto in genere. Poi dietro c'è la composizione, vi dicevo, dei premolari. Quando la paziente sorriderà si vedrà un minimo anche di gengiva. Questi sono i denti montati in bocca e vedete il corridoio buccale dove appena si vedono i premolari dietro. Questo è un viso corto. Questa invece è un'arcata premium, vedete anche qua che i laterali hanno il margine incisale, si vedono i mammelloni, vedete i mammelloni qua, un mammellone, due mammelloni, tre mammelloni. Lo riconoscete perché nella depressione la luce fa un'ombra, ok? E quell'ombra vi dà la sensazione di stacco. Queste, in realtà questi due stacchi ci sono più leggeri anche sull'incisivo laterale. Invece il canino ha una bombatura, una pancia dove la luce curva e gli dà la sensazione di avere quindi questa liscio però bombato. Questo è più ciccione rispetto a quello. Gli incisivi laterali sono piatti, sono delle palette. Più c'è la gengiva, vedete, che simula. La gengiva la devo simulare per dare poi la sensazione. Dietro ci sono queste altre lance che sono i premolari, di cui per oggi non parliamo. E andiamo a vedere un'altra arcata. Guardate anche qua i tre mammelloni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Questo è l'incisivo laterale con lo zenith. Anche qua c'è lo zenith gengivale. Questa è un po' più largo. Questa è una dentatura più femminile. Ok, questo è un bellissimo sorriso. Più femminile, deciso. Ed è più deciso questo perché ha gli incisivi centrali più grandi. Se vado a zoomare, vedrete che gli incisivi centrali qua sono più larghi rispetto ai laterali, i canini sono un po' più piccoli e piano piano vanno a scomparire questi dentini laterali che sono i premolari. Questa è una che viso ha questa paziente? Un viso più quadrato. C'ha una mascella, una mandibola più larga, gli angoli mandibolari qua ce li ha questa paziente. Non è un viso rotondo questo, quindi gli incisivi devono essere rettangolari. Vediamo se ci abbiamo altri visi qua. Questo vabbè è semplice, anche questa è un'arcata superior. Incisivi più rettangolari, più corti, ma questo paziente aveva delle mascelle più ampie. E devo andare a rappresentare più denti nel corridoio laterale, fino a vedere quasi i secondi premolari. Perché a me non si vedono.
però guardate le labbra quanto sono larghe di questo paziente. C'ha una bocca grande, c'ha dei masseteri, muscoli belli rappresentati, ma il viso è un po' più schiacciato, non è un viso lungo questo. Partiva da questa situazione di partenza. Andiamo, questo è un viso un po' più lungo, era? E infatti gli abbiamo fatto dei denti rettangolari un po' più lunghi, canini un po' più morbidi, più rotondi, non sono appuntiti. Questa è una linea premium. Vedete che lo zenith dell'incisivo laterale è qua, lo zenith è qui, non è qui. Lo zenith è qui e va a scendere qua. Posso fare quell'incisivo laterale diverso rispetto a questo. Per il viso sì, per capire dove devono andare i denti. E ora arriviamo appunto alla soluzione, cioè il punto qual è? Che noi dobbiamo fare tutti i giorni comunque dei denti che sono belli da vedere. Per avere dei denti belli da vedere abbiamo bisogno di una guida. La cosa migliore che si può fare è lavorare col computer e utilizzare che cosa? Delle foto già di vasi perfetti e far stampare i vasi a delle stampanti. L'alternativa è disegnarli a mano. Quale sarà meglio? Quale sarà più fotorealistico? Se io ti devo disegnare, che ne so, 10 vasi in 5 minuti, non li fai tutti uguali. Io mi faccio furbo, faccio la foto a 10 vasi, la metto nel computer, la stampo e ti dico l'ho disegnata. E la posso, se vuoi te ne stampo 100 copie, te ne stampo di queste. Mettiti tu a disegnare 100 fogli di composizioni. Questo è il vantaggio di lavorare oggi col digitale. Mentre un giorno venivano fatti tutti a mano i denti, venivano fatti col metallo ceramica, con la polverina, poi venivano fresati, guardati, messi insieme, messi in bocca, provati. Oggi invece tu carichi dalla libreria dei tuoi file i denti che più si associano a quel viso, in tecnico vede la foto, vede il viso, qua bisogna usare questi denti, più c'ha l'attack 3D, con l'attack 3D vede anche quanto deve essere l'ampiezza del sorriso. Delle volte i denti sono stretti e vanno allargati, un click li allarghi e quindi fai una parrucca, una prova e vedi come vanno ora i denti in bocca, ma non devi, cioè hai, ti tagli di mezzo tante altre prove che all'altro modo dovresti fare, che ti allungano i tempi fino a 2 anni. Invece in 7 giorni riusciamo già a partire dal 95% di prove in meno. Non è che non facciamo sempre delle prove, vanno comunque fatte le prove, ma abbiamo possibilità di modificare il progetto con dei click, senza dover ridisegnare da capo. Perché c'è il rischio poi che disegnando, ogni dottore poi li fa, o tecnico, li fa a modo suo i denti. Per invece andare a uniformare, infatti mi fa ridere il paziente che mi dice no, voglio quel dentista o piuttosto che quello, tanto la cucina è sempre la stessa. I tecnici sono sempre guidati poi dal computer, non è che viene lasciato all'estro di ogni persona, quello che noi abbiamo praticamente i polli già surgelati, solo da mettere in forno e da scongelare, però ne abbiamo di tante forme, di tante dimensioni, possiamo nella libreria scegliere i font come Word, no? Vi ho detto la settimana scorsa, noi abbiamo il computer ormai dove scriviamo il testo, ogni paziente è un nuovo poema che dobbiamo scrivere, ma abbiamo la possibilità di scegliere i font con 2 click e questo ci permette soprattutto di poter mandare poi questo design su una stampante. Con la stampante può essere anche a Bergamo, potrebbe essere, per esempio abbiamo il dottor Andrea di Bergamo qua oggi, che lui potrebbe avere una stampante a Bergamo e stampare in 50 minuti il design. Cioè Bergamo ha bisogno cosa? Di una stampante, non ha bisogno di un odontotecnico con 3 miliardi di neuroni per fare i denti. I denti si fanno qua con i designer, poi il file lo mandi con internet dove vuoi ed è ripetibile, è modificabile. E rapidamente si può fare una parrucca prima di tagliare i capelli e vedere come vanno i capelli, prima di tagliarli. E questo è un vantaggio che noi ci siamo inventati, diciamo, intanto andando a avere prima tutta una serie di problemi anni fa, dove in poco tempo dovevamo fare qualcosa che vedevamo delle volte era bene, delle volte peggio, delle volte quello ha bisticciato, quello si è ammalato. Alla fine ci serviva che cosa? Andare a comprimere i tempi, alzare lo standard minimo dal quale far uscire poi i manufatti protesici dal laboratorio
inevitabilmente ci hanno iniziato a dire: ok, smettete di fare questo, iniziate a fare questo, usate questi materiali, usate questo ciclo di produzione, invece che fare queste prove, fatele prima col computer. E quindi alla fine, quando te lo dicono in 10, in 20, quello è il protocollo moderno con cui si fanno questi lavori. Noi siamo nella industria degli oggetti, anche se non sembra. Cioè, siamo neanche medici, odontoiatri, una cosa ibrida, ma in realtà quello che noi produciamo sono oggetti. E nell'industria degli oggetti il futuro è il digitale, andarli a disegnare col computer e produrli roboticamente. Chi non si evolve e non va già in questa direzione sta andando verso un binario morto, perché poi nel momento avete idea di quanta disoccupazione crea questo nuovo processo? Prima c'erano gli scribi che scrivevano i libri, ora vanno a scomparire questi scribi. Ci sono gli scrittori a macchina, in più uno sta in California che mette le foto, l'altro scrive il testo, l'altro in Giappone fa la copertina, collaborano in cloud, quando è pronto il libro fanno anche prima la stampa del draft. La bozza, non vanno subito con la tiratura 10.000 copie del libro, vanno prima a fare una bozza e vedono se va bene, se vanno aggiunte cose, fate correzioni, modifiche. Dopodiché devi avere che cosa? Dovevamo risolvere il problema dei denti che si rompevano. Tutti i denti sono soggetti a rotture, possono rompersi. Il discorso è cosa fai dopo. Un click e lo ristampi. O non devi di nuovo riniziare tutto il quadro dell'ultima cena. Ma questo va bene in tutte le tipologie, premium, super. Allora, ormai tutte le arcate che noi facciamo hanno dentro questi concetti. Anche se premium noi poi la andiamo a scannerizzare, questa linea. La linea premium è una linea dove i denti sono fatti analogici, ma la posizione del dente è fatta analogica. In realtà sono denti che vengono già dalla fabbrica tutti uguali. Cioè praticamente il ciclo è già fatto, ok? Io sto prendendo dei denti già, invece superior devono essere prodotti dal robot qua, invece premium io posso scegliere le forme, vado a prendere quel codice e prendo esattamente quelle forme di denti, quindi non li vado a fare più a mano. Quindi concettualmente cambia che cosa? Come viene composta? È il tipo di materiale che è più morbido, premium e composito, invece lo zirconio è più rigido, più come il vetro. E la linea standard, la linea basic, sono tutte ormai digitali. Noi ne abbiamo la convenienza a farle perché ce le abbiamo poi memorizzate negli hard disk. Tutti i pazienti, tutti i denti memorizzati, e si recupera il disegno, si recupera di quel paziente. Abbiamo man mano nel tempo lasciato i denti in metallo ceramica per esigenza. Ok, perché in caso di problemi dovevamo rifare l'arcata praticamente, solo di lavorazione di arcata erano 17 ore, e comunque quello ti usura poi il tecnico fa quell'arcata, ne fa una, due, tre a settimana, ma poi esausto, è un grosso lavoro che c'è dietro, e poi la metti in bocca, scheggia, devi riniziare. È una cosa impensabile, e poi anche il paziente avere una sicurezza in bocca negli anni, meglio avere dei denti più morbidi, che non vuol dire che non hanno problemi, ma che danno intanto meno problemi della dentatura rigida, ma che in caso di problemi sostituisci quel dentino, non devi rifare tutta l'arcata. Questo è il vantaggio.